Ciao a tutti, bentornati sul canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come montare un video a tempo di musica. Per fare ciò usufruiremo del comando marcatori. Cosa sono i marcatori? Praticamente servono un po' da segnalibro, no? Sono dei punti che noi selezioniamo manualmente dove vogliamo applicare appunto la clip. Il marcatore si aggiunge in due modi: o direttamente da qui e vi inserisce il marcatore, o altrimenti, come c'è scritto lì, schiacciamo M e ci aggiunge il marcatore. Se non c'è selezionato nulla, come in questo caso, il marcatore ce lo dà qui sulla timeline. Se invece andiamo a selezionare la traccia, il marcatore ce lo dà qui in basso. Ora andiamo a vedere appunto a cosa servono in sostanza questi marcatori. Adesso andiamo ad aggiungere un paio di marcatori sulla nostra timeline. Selezioniamo il primo marcatore, questo è importante perché altrimenti sfalsa le clip, quindi selezioniamo il primo, andiamo nei nostri video, tipo selezioniamo due video a caso. Prima di fare questo però andiamo a mettere il lucchetto sulla traccia, che così non ci va a intaccare niente. Quindi selezioniamo i due video, andiamo qui su aggiunta automatica alla sequenza, qui importante mettiamo a marcatori senza numero, io ignoro l'audio, intanto non ci serve perché comunque abbiamo la nostra musica di sottofondo, e facendo ok, come vedete ci ha messo le timeline proprio all'inizio del marcatore che abbiamo selezionato noi. Oppure c'è un altro modo, comunque si può anche mettere manualmente. Come vedete è comodo perché si chiama snapping, vedete, riconosce subito dov'è il marcatore ed è più comodo andare a inserire la clip. Mi raccomando, però deve essere selezionato l'effetto calamita, perché se noi lo deselezioniamo, vedete, non si legge più l'attacco al marcatore. Quindi selezionate calamita e lui in automatico vi cattura la sequenza. Bene, adesso andiamo a fare una cosa un po' più sofisticata, tipo ne mettiamo uno più vicino l'altro, questo lo eliminiamo, cancella marcatore selezionato, oppure qua col tasto destro si può o cancellare marcatore selezionato oppure cancellarli tutti. Noi cancelliamo solo quello selezionato, andiamo all'inizio della clip, mi raccomando selezionate la prima clip, andiamo a prendere tutti i 5 video, facciamo aggiunta automatica a marcatore senza numero, ok, e come vedete lui vi taglia in automatico la clip. Nel caso con lo strumento scivolamento, se volete selezionare un punto diverso della clip, vedete, potete spostarla in avanti o indietro, insomma secondo il punto che preferite, in modo da sistemare la clip come volete. Questo per quanto riguarda appunto l'inserimento a tempo di musica. Il modo più preciso per andare a inserire i marcatori, comunque, fare doppio clic sulla traccia, andare qui e o secondo i beat andare a tempo di musica, o in qualsiasi punto in cui riteniate che sia opportuno inserire un marcatore, voi lo andate a fare in automatico manualmente. Quindi fate play e tramite la M andate a inserire i vostri marcatori come meglio preferite, e come vedete in automatico ve li mette
anche nella timeline qua sotto. Dopodiché non vi basta altro che andare sui vostri video, prenderli, importarli, trascinarli, e voi avete già le clip che andranno perfettamente a combaciare con i marcatori che avete fatto. Potete comunque sempre spostare il marcatore qualora lo vogliate. Se volete spostare il marcatore più avanti o più indietro, come vedete, selezionando da qui, anche qua giù, in automatico mi va a cambiare il marcatore. Bene, questo è tutto per quanto riguarda appunto il montaggio a tempo di musica tramite appunto l'utilizzo dei marcatori. Vi ringrazio di aver seguito il tutorial. Se vi è piaciuto mettete like, commentate, in caso di domande, curiosità, per qualsiasi cosa lasciate un commento, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!